Oggi andiamo a vedere come fare un beat nello stile di BBE di Anna e Lazza. Prima di cominciare, la maggior parte dei suoni che utilizzerò, sia per le melodie che per le batterie, vengono al nostro Shadows Free Bundle, che potete scaricare in maniera completamente gratuita dal primo link in descrizione. Nel corso del video vi farò vedere cosa c'è dentro. Quindi andiamo direttamente dentro il file studio. Partiamo dal sample fatto da Pascu, che suona così. Come potete vedere, ci sono diversi strumenti che seguono però sempre la stessa pattern, come ad esempio questo analog lab. La scala in cui siamo F minor, i BPM sono 128 e questa progressione è una 6, 5, 1, 2, 3. Quindi come al solito, se consideriamo che F è la nota numero 1, andiamo a salire 2, 3, 4, 5, 6, questa è la 6, questa è la 5, 1, 2 e 3. E creano questo vibe molto epico. Quello che Pascu ha fatto è stato appunto layerare diversi strumenti, come appunto quell'analog lab, piuttosto che altri synth, per creare un sample quanto più piano possibile. Quindi in questo tipo di sample è abbastanza chiave andare a layerare diversi synth, bassi, lead, tutti strumenti abbastanza analogici che trovate appunto ad esempio nello Glab, Prophet, Matrix eccetera, che creano questo vibe molto epico. L'altro elemento fondamentale è stato il vocal che lui stesso ha reccato, che leggermente modificato suona così. Lui ha cantato la linea melodica a caso. Poi il sample è stato reversato, ho messo un po' di effetti come Murder Melodies, Vintage Verb, Sud, un'equalizzazione. E poi è andato a consolidarlo e a pitcharlo su di 2 ottave per farlo suonare poi così. Quindi per queste melodie potete tranquillamente fare i vostri vocals, creando delle melodie abbastanza sul sentimento, sulle note che ci sono sotto, e poi andando a mettere molti effetti tra cui reverse e soprattutto pitch in alto. Adesso che abbiamo il nostro sample, andiamo in un altro progetto dove andremo ad aggiungere altri elementi e a fare le batterie. Andiamo a sentire com'è il sample con gli accent che ho aggiunto. Quindi in maniera molto semplice quello che sono andato a fare è stato partire dal sample di Pascu, che è appunto questo qui. E sono andato poi ad aggiungere degli accent. Gli accent sono questi elementi qui che trovate ad esempio nello Shadows Free Bundle, che non sono altro che appunto dei piccoli accenti di melodie con strumenti particolari, note particolari, progressione molto creative. E gli accent hanno lo scopo di creare una texture molto figa all'interno dei sample, semplicemente draggandoli. Infatti quello che ho fatto io in questo caso, ho sentito tra i vari accent questo qui chiamato Spider, l'ho draggato sulla playlist, ho tagliato questa parte qui, l'ho abbassato un po' di volume, duplicato, e poi sono andato a picciarlo per renderlo in chiave con la scala, quindi a D, per farlo scendere a D minor, e poi l'ho picciato su di 2 ottave. Quindi senza il pitch in 2 ottave suona così, mentre picciando su di 2 ottave suona così. Quindi per questi accent è spesso fondamentale cercare di picciarli su quanto più possibile di ottave, per dare quell'effetto texture leggero, un po' di sottofondo che riempie molto il sample. A questo punto andiamo ad aggiungere le drums. E anche per le drums andiamo a utilizzare lo Shadows Free Bundle. Partiamo con lo snare. Per gli hi-hat andiamo a costruire un ritmo uguale a quello di BBE, ovvero con gli hi-hat in terzino. Quindi andiamo a mettere il magnete ad 1/3, tagliamo e poi duplichiamo. Lo duplichiamo 3 volte e poi cambiamo le velocities in maniera tale da renderle in discesa. Questo va a creare un po' questo effetto terzinato molto accentuato. Teniamo soltanto la prima parte, andiamo a fare dei roll e poi lo duplichiamo anche la seconda. Per i roll quello che posso fare è fare Alt-U e andare a utilizzare il chopper per semplificare un po' il processo. La cosa figa è che di solito il chopper taglia in 1/4, qui siamo in 1/3 e quindi crea questo effetto un po' strano che sinceramente a me piace un sacco. A questo punto andiamo a mettere un counter snare con lo scopo di aumentare il ritmo.
Per i roll vado a creare dei roll sempre in terzine, piccolini, che danno un po' di anticipo. E l'obiettivo è creare poi un roll finale che fa chiudere la battuta in maniera abbastanza epica. Ad esempio così mettiamo roll in discesa e poi andiamo a creare dei roll in alcuni di questi snare. Anche qui quello che posso andare a fare è creare quelle velocities un piccolo crescendo. Ok, a questo punto andiamo ad aggiungere la parte un po' più fondamentale, che sono kick 808. E in questo caso serve un 808 bello pieno. Andiamo subito a boostarlo al massimo. Ok, andiamo a creare anche qui qualche roll. E a questo punto andiamo ad aggiungere il kick. E a volte può essere intelligente lasciare per il kick la stessa nota dell'808. Quindi ho due opzioni: posso fare Alt K e mettere tutte su C, oppure lasciarle come sono. Quello che posso fare è andare a sentire col mio orecchio quello che suona meglio e decidere. E un'altra cosa molto importante: se non mi suona bene, provare a riversare la polarità del kick, perché a volte questo aiuta a far combaciare bene kick 808. A questo punto la mia batteria molto semplice con gli elementi fondamentali, poi posso aggiungere anche perk, openet eccetera. E quello che vado a fare è una piccola struttura in cui lascio tutto il sample, poi andiamo a mettere i vari elementi, quindi kick, 808 eccetera, e poi lo snare roll lo metto anche all'inizio, in maniera da far entrare il brano con soltanto la melodia, poi snare roll che introduce il ritornello e poi drop di tutte le batterie. Lascio quindi l'outro con il risultato finale. Vi ricordo lo Shadows Free Bundle completamente gratuito nel primo link in descrizione. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.